Con l'utilizzo sempre più diffuso della messaggistica istantanea, WhatsApp forse è l'esempio più noto, abbiamo imparato anche ad usare emoticon, avatar ed emoji, spesso molto efficaci per sostituirsi a parole ed espressioni. Potremmo infatti non essere capiti da chi ci ascolta, soprattutto se non è italiano come noi. Parliamo ad esempio della risata. Non si ride in chat allo stesso modo nei vari paesi del mondo. In inglese si usa solitamente LOL ad indicare una cosa che ci fa ridere molto. Oppure più semplicemente haha. Più A si inseriscono, più aumenta l'intensità della risata. In francese si usa MDR, che è l'equivalente di LOL, e sta per mort de rire, cioè morto dal ridere. Anche qui si può utilizzare haha o In spagnolo nessuno dei precedenti. Per ridere si usa ha. Mentre in Portogallo e in Brasile si utilizza l'ironico ra-ra-ra o ries. E in greco ha. Se andiamo più lontani dalla nostra Italia, scopriamo che in giapponese in chat si ride con www, pronunciato warai, e in coreano si ride con hh o keu. Ora sei pronto a ridere in giro per il mondo. YY soddisfa e alimenta la tua voglia di sapere. Iscriviti al canale e seguici sugli altri social.